abbiamo voluto in qualche modo dare un'apertura, per cui una questione anche di trasparenza, e pubblicizzare su Facebook, sui mezzi di comunicazione questa iniziativa. Quindi non è un'iniziativa, diciamo, pubblica nel vero senso della parola, perché capite benissimo, è un gruppo lavorativo, ha tanti deficit da questo punto di vista. Però è una conferenza stampa in cui noi appunto andremo a dire, dal titolo appunto della conferenza, la nostra analisi sulla situazione politica locale, e da oggi andremo a ufficializzare la nostra costituzione non più come associazione ma come movimento civico, e quindi l'apertura dell'adesione, il tesseramento. In pratica è un tesseramento, ma ci piace più il termine adesione al movimento civico, quindi ci sono delle tessere, ci sono una serie di attività che continueremo a portare avanti appunto come ex associazione ed oggi movimento civico. Logicamente potete capire che l'impegno è nettamente diverso, più importante e anche, se vogliamo, anche più difficile. È possibile lucida, più possibile lucida e precisa analisi su quella che è la situazione politica ternana. Vogliamo in questo modo utilizzare il tempo che ci concedete, perché questa analisi può essere utile per capire quello che potrà essere il nostro impegno come movimento civico da oggi in poi. Non si può più tacere, ci sono cose che vanno dette e passi che vanno assolutamente fatti. Successo sull'assurda storia, perché è emblematica, del Consiglio Comunale aperto, o meglio, che doveva essere aperto di qualche mercoledì fa. La maggioranza ha dimostrato di avere una tremenda paura del confronto con la città su un tema così fondamentale ed importante, paura dei cittadini, che ha portato, utilizzando le regole dell'assemblea, a chiudere ed evitare il confronto. E allora, vista la gravità dell'accaduto, rimane inspiegabile l'atteggiamento di chi non ha proferito parola contro tali decisioni, pur rappresentando ad esempio l'intera opposizione e ricoprendo il ruolo di vicepresidente del Consiglio Comunale. Nessuna parola contro una decisione che impediva di fatto l'espressione di libertà su di un tema così importante come l'ambiente e la salute. Oggi però constatiamo, e questa per noi è una grande novità, una rinnovata vitalità delle forze di opposizione, e questo grazie, anche in questo caso non abbiamo problemi a dirlo, grazie all'ingresso in Consiglio Comunale di nuove forze politiche, prima tra tutti il Movimento 5 Stelle, e di singoli consiglieri come Paolo Crescimbeni, nostro candidato sindaco, che nuovo protagonista e animatore del dibattito politico cittadino. Poi ci sarebbero stati i partiti, diciamo così, votati all'opposizione, come appunto Forza Italia, che in questi anni, però purtroppo, in moltissime occasioni, e anche in questo caso non abbiamo paura a dirlo, ha assunto posizioni piuttosto critiche contro chi si opponeva all'operato delle giunte di centrosinistra. Forza Italia a livello locale sembrerebbe seguire le linee di collaborazione con il PD intrapresa da Berlusconi con il cosiddetto patto del Nazareno. Dunque le forze di opposizione rappresentate in Consiglio Comunale sembrano divise per l'atteggiamento ondivago di Forza Italia. Altro tema è il negazionismo ambientale, di cui qualcuno giustamente ha cavalcato in questi mesi, come tema. Il negazionismo ambientale forse è caduto, a Terni abbiamo sempre assistito al negare sempre e comunque certe problematiche, a barattare la verità della salute dei ternani con altro, si è arrivati a negare spudoratamente anche l'evidenza. Si sono difesi altri interessi piuttosto che la salute dei cittadini. E dopo altri temi, si potrebbe parlare di cultura, degli appalti, dei bandi che vengono vinti sempre dai soliti noti. Nonostante le risposte a questi bandi siano economicamente più vantaggiose per la nostra città, per l'amministrazione. Questo, diciamo, è il quadro generale su cui interrogarci e capire il ruolo che possiamo avere come movimento civico. Intendiamo fare la nostra parte, dare il nostro contributo, non tirarci indietro, dire le cose come stanno, e questa mattina credo che lo stiamo facendo, ma anzi riconfermiamo il nostro impegno. Quest'oggi l'avvio della prima campagna di adesione al nostro movimento è per noi un ulteriore ed importante passo in avanti. Eravamo una semplice associazione, poi lista civica ed oggi movimento civico,
e stiamo cercando di dare una solida struttura fondamentale per avere efficienza ed organizzazione. Il nostro presuntuoso obiettivo è arrivare con le nostre idee a tutta la città, arrivare con le nostre idee, la nostra voglia di fare a tutti i ternani e contribuire quindi al cambiamento messaggio di questa città. Che vogliamo lanciare, messaggio forte che qui oggi vogliamo lanciare, è un cambio di passo, un netto cambio di passo nel nostro modo di fare opposizione. Il momento politico, il quadro politico che prima ho delineato non ci permette di fare una scelta diversamente, di non poter più tollerare o giustificare nessun esercizio di incapacità amministrativa, nessuna comprensione da parte nostra, nessuna giustificazione verso l'inadeguatezza che sta distruggendo questa nostra città. Tolleranza zero si diceva qualche anno fa come slogan. Ebbene, tolleranza zero verso la generale incapacità di questa amministrazione. Un vero e proprio cambio di passo, concordato tutti insieme come direttivo della nostra associazione, del nostro movimento. Questo non vuol dire facile opposizione verso tutti o verso tutto, ma maggiore lavoro di studio e di proposta, confermando vecchie collaborazioni e dando vita a nuove, allargando il più possibile il fronte dell'opposizione. Continueremo seriamente a costruire un'alternativa, non rinunciando alla nostra conquistata libertà e agilità politica. Abbiamo davanti a noi, per nostra stessa denominazione, il futuro di questa città. Le elezioni amministrative come lista civica sono state per noi punto di arrivo di un lungo percorso associativo iniziato nel 2005, ma contemporaneamente rappresentano un punto di partenza per la costruzione di altro, di un movimento civico libero, democratico, e a questo non possiamo tornare indietro, ne eravamo consapevoli e ne siamo consapevoli anche oggi. La chiarezza, la semplicità, l'immediatezza, la generosità del nostro impegno che continua e vuole rafforzarsi e crescere. Per questo la scelta di migliorare la struttura organizzativa, che significa divisione degli impegni, delle responsabilità del movimento. Questo significa anche coinvolgere sempre più nostri concittadini, ascoltarli, sviluppare insieme a loro le loro idee, promuovere le competenze, sviluppare e incoraggiare il loro impegno per la città. Siamo, come fin dalla nostra fondazione, aperti a tutti, senza alcuno steccato o recinto. Basta riconoscere quello che è l'impegno e l'opposizione articolata e ragionata e nel forte senso civico. Vogliamo continuare ad essere presenti nel dibattito cittadino, con idee e proposte chiare, aperti alla collaborazione con veramente con tutti, nell'interesse generale e puro e sincero della città. La nostra è sincera passione, è la passione di sempre per la città, è il nostro amore disinteressato. Continueremo i nostri impegni organizzativi che abbiamo fatto finora come associazione, primo tra tutti il tributo Sergio Endrigo. Crediamo che sia una delle nostre iniziative che meglio ci rappresenta, il contributo concreto che abbiamo dato e che vogliamo continuare a dare a questa città. Non a caso il primo tesseramento a Terni Città Futura vede materialmente sulla tessera la foto dell'ultima edizione del tributo a Sergio Endrigo fatto sulle scalinate del Teatro Verdi chiuso.